presentato qui è il progetto Nefocast, a cui ha fatto seguito un secondo progetto denominato Mississippi. L'idea che sta alla base del progetto è quella di utilizzare la misura del segnale ricevuto da un decoder per la TV satellitare e da questa lettura di segnale fare una stima di quella che è la pioggia sulla tratta, quindi utilizzare i nostri ricevitori satellitari come se fossero dei sensori meteorologici. Questa è l'idea ridotta all'osso. In realtà dietro a questo poi ci sta un bel po' di applicazioni di matematica e di fisica, perché bisogna trasformare la misura di un livello di segnale in un dato di tipo meteorologico, come l'intensità di pioggia e millimetri orari. Quindi qui sta l'aspetto originale del nostro lavoro, che è un apporto di calcolo, una procedura innovativa che permette di ottenere delle stime molto, molto accurate per quello che abbiamo potuto vedere fino adesso. L'utilità di questo sistema di misura è quello di fornire ulteriori dati per chi si occupa di meteorologia, previsioni del tempo e quindi anche le allerte in condizioni critiche. Attualmente la regione toscana dispone di circa 350 pluviometri disposti sul territorio regionale. Se nell'ipotesi più ottimistica tutti gli abbonati alla TV satellitare in Toscana disponessero di questo sistema di misura che abbiamo messo a punto, potremmo avere a disposizione non 350 ma 350.000 punti di misura, il che, come potete ben immaginare, offre una risoluzione estremamente elevata e avremmo una mappa della precipitazione su un territorio regionale estremamente accurata, e quindi anche le previsioni e tutti i servizi legati alla meteorologia ne beneficerebbero enormemente.